Allora, Sindaco, lei nelle scorse settimane ci aveva detto che si prendeva ancora un po' di tempo, ma per annunciare quella che è la vostra proposta di candidatura, ha sciolto la riserva. Ma io nel apprezzare il dibattito che sta nascendo in città sulle prossime amministrative, sull'elezione del prossimo sindaco, ho ritenuto, anche confrontandomi con tanti dei nostri, con la nostra squadra, con chi in questi anni ha contribuito a un'esperienza unica in Italia, a mettere in campo una proposta. Anche per passare, diciamo, da un dibattito pur interessante ma non molto concreto, all'indicare un ragionamento, un metodo, una persona, una squadra, tra qualche mese anche un programma. Credo che questo sia non tanto una manifestazione di un diritto di chi ha governato per tanti anni, ma un dovere a contribuire anche a fare chiarezza. Quindi abbiamo molto riflettuto in queste settimane su una persona da indicare come elemento per costruire un dialogo con tante componenti della città, perché noi riteniamo di essere, anche al di là della mia persona, una squadra. Io non potrò fare il giocatore in campo, mi devo cimentare a fare l'allenatore in questo precampionato che ci prepara al campionato che sarà lo scudetto di chi diventa sindaco, e quindi ho ritenuto di scegliere una persona che non è l'erede naturale, non è il predestinato, non è una persona, come dire, superiore agli altri elementi della squadra, ma che ho ritenuto potesse essere la più idonea in questo momento ad essere il punto di riferimento per una squadra forte in cui il candidato per scelto si deve mettere al servizio della squadra e ovviamente poi della città, e la squadra si deve mettere a servizio della persona scelta. Quindi ho ritenuto che Alessandra Clemente potesse essere la persona in questo momento utile per aprire un ragionamento con la città, al nostro interno, con la nostra maggioranza, con chi ha fatto il viaggio insieme a noi, con la città, con i partiti, con tutti. E credo che questo sia il metodo giusto. Non si tratta di una candidatura che va in continuità o in discontinuità. Io credo che l'esperienza di Luigi De Magistris sindaco, nel bene e nel male, a seconda ognuno darà le sue valutazioni alla fine di questa esperienza, non è ripetibile. È stata un'esperienza rivoluzionaria, come è nata e come si è costruita, elaborata e come si è lavorato in questi anni. Però credo sia doveroso da parte di chi ha costruito un'esperienza che oggi è unica in Italia, non c'è un'esperienza nemmeno simile, quella di poter indicare che anche senza il leader, anche senza chi ha fatto la rivoluzione per primo da solo e poi insieme ad altri in questi anni, si possa esprimere una squadra per il governo della città, fatta di persone oneste, con le mani pulite, coraggiose, competenti, preparate, che davvero amano Napoli. E quindi questa mia indicazione di oggi non è una fuga in avanti, non è quella di saltare metodi e tavoli, ma anzi è un contributo e non è contro i partiti, non è contro nessuno. Però ormai a pochi mesi dalle elezioni, soprattutto per noi che non siamo una forza politica nazionale forte, non stiamo nel governo del paese, nel Parlamento, sicuramente non amiamo le operazioni dall'alto, partiamo dal basso, con la consapevolezza di poter andare insieme ad altre componenti, ad altri partiti, ad altre reti, e comunque essere pronti anche, qualora altri non vogliano stare al dialogo, a prepararci anche a un campionato in cui partecipare con convinzione e provare a vincere. Quindi io, insomma, dopo tanta riflessione, soprattutto quest'estate, penso che è venuto il momento di rappresentare alla città questo mio e questo nostro convincimento, perché ci abbiamo lavorato come spirito di squadra. Sono un allenatore che ascolta i giocatori, anche quando sono critici, perché ogni scelta è una scelta non mai, come dire, che può essere all'inizio condivisa da tutti, ma credo che chi è leader poi a un certo punto ha il diritto dovere di mettere in campo una proposta, e questa è una proposta vincente. Volevo anche aggiungere che nel fare l'allenatore, magari era implicito,
mi assumo il ruolo di garante, proprio perché non c'è, come dire, l'erede naturale scontato che poteva essere candidato, non c'è la persona che tutti in qualche modo auspicavano in maniera naturale da un punto di vista politico che potesse essere il candidato prescelto. Io, insomma, avendo governato 9 anni, essendo comunque il leader di questa esperienza politica, assumo anche il ruolo di garante per far sì che ci sia una squadra equilibrata. Insomma, non è la squadra di Alessandra Clemente, è la squadra di un'esperienza politica e amministrativa forte, che però ha bisogno di una rappresentazione di varie sensibilità, di varie anime e di varie anche contesti cittadini che hanno posizioni su alcuni punti anche differenti magari dalla sensibilità culturale e politica di Alessandro. E questa deve essere la capacità di tutti, la capacità dell'allenatore e la capacità dell'attaccante designato di fare squadra. Quindi adesso comincia il lavoro più difficile. Sindaco, perché il nome di Alessandro Clemente? Cosa la convince che possa essere il sindaco giusto per la squadra? Allora, consentitemi anche di fare una riflessione sull'orgoglio della squadra che sta con me, quella attuale, ma anche tanti altri che lo sono stati in questi anni, ovviamente non tutti, ma molti, e quindi per me non è stato facile, e quindi non è nemmeno facile rispondere a questa domanda, perché sono in tanti che avrebbero potuto. La scelta è caduta su Alessandra innanzitutto perché donna e giovane. Io l'ho detto sempre che avrei voluto puntare sui giovani, ovviamente ho anche altri giovani, abbiamo altri giovani con noi, per questo non è stato facile. È una ragazza che ha talento, ha coraggio, ha una storia importante, cioè di chi non è scappato da Napoli, ma sui temi della giustizia e della legalità ci ha messo la faccia e si è sporcata le mani. Ovviamente lei deve crescere, deve iniziare un percorso fatto di umiltà e determinazione, di capacità di unire e di non dividere, e la capacità di riempire anche quelle aree dove Alessandra arriva con fatica. Quindi è una strada in salita. Alessandra non è un passepartout che apre le porte facilmente, è una strada in salita, ma è una candidatura secondo me vincente, dà la forza di Napoli in Italia, di una città che ha scelto anche oltre De Magistris la legalità, il contrasto a ogni forma di violenza e alla camorra, che per noi è una pregiudiziale. Noi le mani pulite, l'essere persone, come dire, che si battono solamente per gli altri e per il bene comune è una dote fondamentale. Adesso attorno a Alessandra va costruita una squadra, e poi ha entusiasmo. Siccome in questo momento storico, cioè, l'entusiasmo non è ciò che contagia prevalentemente, anche in politica, non solo purtroppo nella pandemia che stiamo vivendo, credo che, insomma, è la persona in questo momento giusta come attaccante per segnare. Visto che abbiamo fatto la metafora della squadra, per me sarà più difficile perché io sono abituato a giocare. Fare allenatore secondo me è più difficile perché io ho l'ansia di giocare, mi piace giocare, essere protagonista. L'attaccante da solo non può mai vincere le partite, quindi l'attaccante si deve conquistare la stima, il rispetto, il sostegno della squadra, dello spogliatoio, e poi vengono i tifosi, e ovviamente il resto della squadra deve giocare per far segnare l'attaccante, portiere per parare, il terzino per fare il suo ruolo, il mediano, il centrocampista, le ali, tutti. E quindi io credo che in questo momento il compito per i prossimi mesi è costruire una squadra, poi partire in anticipo, perché credo che sia importante in un dibattito che sarà anche molto lungo, interessante, ma che poi potrà diventare noioso, in cui vedremo tantissime candidature, autocandidature, partiti spaccati, coalizioni che non si riescono a formare, noi, come dire, mettiamo questa candidatura a disposizione di una coalizione larga, di un dialogo, ma anche pronti, perché in questi primi incontri abbiamo percepito critiche, ma soprattutto molto entusiasmo. Quindi siamo in grado di mettere in campo molte liste civiche, non solo DEMA, per costruire anche eventualmente una candidatura che andrà in direzione diversa rispetto ai grandi partiti, qualora vogliono fare scelte che vanno in un'altra direzione. Se invece c'è la disponibilità a dialogare veramente, e allora noi ovviamente siamo sempre disposti in maniera non arrogante, non supponente, senza pregiudiziali, come stiamo facendo, a dialogare con tutti. Però noi da oggi possiamo dire che iniziamo i 100 passi per la vittoria.